Bentornato sul canale di Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi ti voglio parlare di un film che sicuramente conoscerai e che è un film di fantasmi, diciamo una ghost story, come si deve, fatta come si deve. Sto parlando... No, un attimo. Innanzitutto, se ti piace l'horror iscriviti al canale. Segui Non Aprite Questo Blog su Instagram, Facebook, YouTube, insomma dove preferisci. Facciamo una premessa: The Conjuring 1 e 2 l'abbiamo già detto tante volte, sono due film fatti bene, dignitosissimi, poi possono piacere o non piacere, ma c'è un fattore che li accomuna, nonostante siano degli ottimi film, li accomuna ai film sulle presenze un po' meno di qualità, come possono essere Annabelle, The Nun, la Llorona, che in realtà non ho ancora visto, ma me lo tengo lì per i momenti di depressione in cui ho voglia di ridere. Che cosa li accomuna? Fondamentalmente il fatto che i fantasmi, diciamo il soggetto di queste opere, si comportano in modi piuttosto irrazionali, diciamo, presupponendo che esistano veramente delle presenze. Trovo veramente improbabile che passino la loro esistenza o la loro seconda, diciamo, esistenza o terza o quarta, perché chi può dire se l'esistenza che viviamo qua sulla Terra è la prima? Supponendo che esistano veramente delle presenze, è difficile credere che nella loro vita ultraterrena passino le giornate a spaventare le persone, così tanto per il gusto di spaventarle o peggio ancora perché è necessario ai fini della sceneggiatura. Quindi porte che sbattono, di tutto, di più, suore che si nascondono dietro dei quadri di suore, non lo so, delle robe veramente demenziali, o mani che battono nel buio, che molti diranno, ah ma quella scena lì fa una paura incredibile, certo che fa paura, ma il jumpscare fa paura anche se io sono per strada di notte e un nano vestito da pagliaccio salta fuori da un angolo, anche se viene fuori da un angolo vestito da tenerone. Ve lo ricordate il tenerone? Non è perché non fa paura perché è un fantasma, fa paura perché è un jump scare. Quindi basta fare bu e bu vi fa spaventare. Quindi i fantasmi, a mio avviso, nel caso dovessero esistere, non si comportano in questo modo. Tutta questa premessa è per dirvi che in realtà io amo tantissimo l'horror e mi piacciono anche le storie di fantasmi, come mi piacciono i film sulle possessioni, come L'Esorcista di Friedkin o altri film notevoli che parlano appunto di presenze e lo fanno in modo molto più intelligente. Uno di questi film è un film che io ho visto ormai 20 anni fa, credo, al cinema. Ero rimasto molto, molto soddisfatto dal film, dalla visione, dall'esperienza. Mi era piaciuto. E ora abbiamo l'occasione di poterlo rivedere, grazie a Midnight Factory, in qualità Blu-ray, in una bellissima edizione cartonata. A cui ormai siamo abituati alle edizioni Midnight, ormai Midnight è conosciuta. Alejandro Amenábar è un grandissimo regista, qua era molto giovane, e Nicole Kidman è un'attrice pazzesca. Rivederlo dopo così tanti anni, poi insomma in un'ottima qualità, mi ha permesso di apprezzarlo di nuovo, con un'età differente, quindi anche è anche un'esperienza vedere i film dopo tanti anni. La cosa impressionante, oltre vabbè alla qualità, è la recitazione. The Others è stato associato giustamente, affiancato, insomma associato, accomunato a Il Sesto Senso, perché la dinamica è molto simile, ma c'è un fattore determinante che secondo me rende questo film superiore a Il Sesto Senso. Anche se Il Sesto Senso è un grandissimo film e Shyamalan è uno dei miei registi preferiti in assoluto, io amo tutti i film di Shyamalan, dal primo all'ultimo, quindi non è una questione di tifo. Secondo me The Others è superiore in qualità
per diversi aspetti. Uno di questi è la recitazione. Qua c'è un cast abbastanza ridotto, ma tutto di bravissimi attori. E soprattutto c'è Nicole Kidman. Possiamo dirlo proprio tranquillamente, non è solo un bel visino, oltre che una bellissima, insomma, presenza, è anche molto alta Nicole Kidman. Insomma, è una donna stupenda, meravigliosa. È un'attrice... Ma come non ne fanno più? Ma come non ne fanno più, veramente? Non ne fanno più di attrici così. A parte gli scherzi, comunque, perché io no, non credo veramente in questa cosa. Spunteranno sempre tanti di grandi attrici, attori. Però veramente Nicole Kidman è un cavallo di razza. Anche se paragonare una donna a cavallo mi sembra un po' misogina come cosa. Comunque, era per farle un complimento. È veramente un fottuto genio, bravissima. Metterete su questo film nel vostro lettore Blu-ray e vi accorgerete intanto che la qualità è fantastica. Poi il film inizia con Nicole Kidman, insomma il suo personaggio, che è una madre di due bambini che vive da sola in una grossissima casa. Il marito è partito per la guerra e probabilmente è morto. Da sola, i bambini hanno una malattia rara che gli impedisce di stare a contatto con la luce. Quindi insomma una situazione abbastanza difficile per una donna sola. E lei, insomma, il film comincia con lei che si sveglia urlando, e la cosa impressionante è che quando guarderete questa prima scena iniziale, pensateci bene quando la guardate, non dubiterete mai neanche per un secondo che quel personaggio lì, quella donna, stava realmente dormendo e stava realmente facendo un incubo, e quello è un urlo reale. E questo vi fa capire subito di che pasta è sto film. Cioè, questo è un film recitato con i controfiocchi, dove tutto sarà molto credibile grazie anche appunto a queste interpretazioni magnifiche. Un'altra grande qualità di questo film è la suspense. La capacità di Amenabar di creare suspense è qualcosa veramente sopra ogni limite. In questo film non ci sono i fantasmi intesi come appunto in The Conjuring o in altri film veramente decisamente inferiori rispetto a questo. Qui i fantasmi si comportano in modo molto credibile. Non voglio spoilerare, quindi faccio attenzione anche a quello che dico, perché comunque è un film che giustamente anche un giovane può non aver visto. È consigliatissimo. La suspense è costruita in un modo incredibile, piano piano, con degli escamotage e delle cose che veramente, quando arriverete alla fine del film, rimarrete di stucco per come il film è stato gestito. È veramente qualcosa di incredibile. Io sapevo già il finale, che è un finale a sorpresa, un finale scioccante, e nonostante ciò avevo una tensione pazzesca, avevo la pelle d'oca, lo giuro, avevo la pelle d'oca in certi momenti. Un film veramente che sa giocare con l'ansia, la suspense, la paura. Il jump scare c'è pochissimo. Tenete il defibrillatore di fianco al divano, o insomma dove state guardando il film, perché c'è il rischio che vi si venga un infarto. Anche se non è una classic, fa la sua porca figura, perché le edizioni di Midnight sono sempre molto belle. Guardate qua che meraviglia, uno sguardo magnetico, una recitazione stratosferica, molto bravi anche i bambini, soprattutto la bambina che interpreta la figlia. Eccoli qua i bambini, soprattutto la bambina che interpreta la figlia. Vediamo se sotto c'è qualcosa. Porca puttana, oh. Devo confessarvi che alla fine è colpa di questi cazzo di occhiali da sole che non ci vedo un cazzo. E poi ci sono qua altri due personaggi. Ho fatto una cosa di metterlo in bocca che mi insulteranno tutti. Va bene. All'interno dell'edizione trovate anche dei contenuti extra, intervista al cast, Nicole Kidman, alla China Manna, Jace Butley, Keanu La Flagan e il regista Leandro Amenabar. Ci sono anche un po' di riprese sul set e veramente, cioè ragazzi, è impressionante. Impressionante quando vedrete questo backstage quanto è alta Nicole Kidman. Cioè, è una cosa, sarà tanto così, più di me. Io sono 1,82 m, insomma, come cazzo ha fatto a fare il film con Tom Cruise? Come ha fatto, che Tom Cruise è bassissimo? Ah sì, c'è anche uno speciale dove Amenabar cura la colonna sonora, che è anche quella molto bella, molto d'atmosfera, fatta veramente molto bene. Questa è l'edizione. Ho voluto cogliere l'occasione di parlare un po' dell'universo di Conjuring, che è un po' ci scherziamo su,
non prendetevela se siete fan dell'universo dei Conjuring, piuttosto magari provate a guardare anche un po' fuori da quel contesto lì, perché ci sono tante cose diverse che non sono necessariamente così confezionate, plasticose come potrebbe essere quel tipo di film. E se volete seguiteci, se siete già iscritti riscrivetevi. No, allora facciamo così: se siete già iscritti ricordatevi che potete iscrivervi al canale Telegram, seguire su Instagram, seguire su Facebook e soprattutto partecipare alle live su... Non posso dirlo perché a YouTube dà fastidio e probabilmente anche a Facebook dà fastidio e anche a Instagram. Su, seguiteci lì che facciamo le dirette e parliamo un sacco di film, cinema, eccetera. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale o seguite la pagina Facebook o seguite il profilo Instagram. Lasciate un commento sotto questo video e ci vediamo alla prossima.